È stato presentato sul Mona, nella Grancia dei Celestini, il progetto Itinerari Divini, mirato alla valorizzazione dell'enoturismo in Valle Peligna. Itinerari Divini è uno dei 14 progetti premiati dal bando Concorso di idee per la realizzazione di progetti innovativi nel settore turismo esperienziale nella provincia dell'Aquila, indetto dalla Fondazione Carispac. Alla conferenza stampa sono intervenute la dottoressa Rosa Gianmarco, presidente dell'Associazione Casa delle Culture, il dottor Domenico Taglieri, presidente della Fondazione Carispac, i quali hanno illustrato l'idea di turismo esperienziale richiesta dal bando stesso e le varie fasi di realizzazione dell'intero progetto. Presenti sindaci ed amministratori del territorio, presente Marianna Scoccia, sindaco di Preza e consigliere regionale. È apparso subito chiaro che l'obiettivo finale di questa iniziativa è lo sviluppo, soprattutto economico, del territorio. Il settore dell'enogastronomia è un settore molto trainante in questo momento ed era necessario ricostruire una rete territoriale, una rete di soggetti, ma soprattutto una rete di risorse, perché se continuiamo a lavorare in maniera separata, disunita, quel marketing, quel brand che noi vorremmo sul territorio non riusciremmo mai ad averlo. Per cui abbiamo messo insieme al momento le cantine migliori, tra le cantine che ci sono, abbiamo per forza di cose dovuto restringere l'azione a tre tipi di vini: il Montepulciano, il Cerasole ed il Trebbiano. E in base a questa scelta, quindi abbiamo coinvolto le cantine, stiamo coinvolgendo anche altri operatori per poter aderire alla rete e cercare di organizzare sul territorio, nel periodo primaverile, del wine tour, delle visite guidate di case esperienziale per poter far conoscere i nostri vigneti e i nostri vini. Per noi è veramente un progetto molto ma molto importante e siamo onorati di poterne far parte. Tutto ciò che tratta la valorizzazione e la promozione delle nostre peculiarità è assolutamente fondamentale. Tra l'altro noi a Prezza abbiamo un nostro fiore all'occhiello che è appunto Presidium, che in tutti questi anni ha dato alla nostra comunità e al nostro paese lustro, ma soprattutto tante grandi soddisfazioni. Per cui con molto piacere, con molta forza, noi sosteniamo questo progetto e saremo in prima fila proprio per dare forza a tutto ciò che abbiamo sul territorio. Cioè, e questo è un tipo di attività che vuole coinvolgere emotivamente, intellettualmente e affettuosamente le persone, l'ospite che non è più succube oppure non è più oggetto di iniziative. Ma diventa propositivo, Diventa diventa soggetto. attivo, diventa soggetto praticamente. E abbiamo visto che le diverse cose che si stanno facendo si sono avviate e danno un impegno maggiore da parte delle associazioni. Noi riteniamo che questo momento di pandemia ha bloccato un po' tutto e speriamo che la ripresa interessi la ripresa delle iniziative, ma siamo convinti che nell'interessare la ripresa delle iniziative interessa soprattutto le iniziative che sono più a contatto con la gente, nelle piccole realtà, che possano entusiasmare le persone, che possono far partecipare le persone. Quindi un turismo partecipato.